Ciao ragazzi e ciao ragazzi, ciao Vitamina, ciao Cucciolo, mando un bacino. Allora, questa sera vi voglio parlare dei prodotti finiti del mese di gennaio. Lo so, un pochettino in ritardo, scusate se mi sentite mosciata, tipo moscia, un po' disattivata, come dico sempre io, ma sto un pochettino giù, cioè, mi sento giù, come se stia provando qualche influenza, quindi non mi sento un po' bene. Comunque, avevo detto che mi ero fatta il piercing al naso. Me l'ho fatto il 28 di gennaio. Infatti, è stato quel giorno che io poi volevo. Cioè, l'indomani volevo fare un video, però non. No, del piercing. Volevo fare il video dei prodotti, però non. Cioè, ho avuto morte e gatto. Quindi, non mi sentivo proprio. Non ero in vena di allegria. Non ero in vena di niente, perché comunque. Cioè, si capisce quando muore un animale, è come quando muore una persona. Certo, il livello affettivo è lo stesso per me, però diciamo, anche con chi parlo parlo, ah vabbè, ma era un gatto, ah ma era un animale. Diciamo che queste cose mi rendono poco, mi rendono scontenta, mi rendono infelice quando mi dicono queste cose. Era solo un gatto, era solo un animale, di qua e di là. Cioè, se ti muore a te un animale, io vorrei vedere, cioè, veramente. Infatti, certe volte, infatti, questa volta che mi è morto appunto questo gatto, non lo sanno, cioè, non lo sanno tante persone, capite? Ve l'ho detto a voi perché mi sembra che in qualche video ve l'ho fatto vedere quello bianco e nero, però, insomma, pazienza. Allora, iniziamo con i prodotti. Sono stati tutti top, per fortuna, meno male. Scusate, ma c'è molto vento, quindi spero che riuscirete a sentire bene. Allora, iniziamo dagli shampoo. Come shampoo questo mese ne ho finito soltanto uno. Voi dite, come mai uno? Allora, se vedete appunto pochi prodotti, è il semplice fatto che io, come vi ho sempre detto anche in qualche video, quando tipo vedete pochi prodotti, è semplice fatto che io ho tanti, io ne so, tanti shampoo, tanti balsami, quindi io testo tutte e ci posso fare, sogna così. Comunque, ho finito questo shampoo che è dell'Avon Advanced Techniques anti riduceva, mi pare. Aspettate che leggo perché non mi ricordo. Leggo. Ah, ecco questo. Questa linea di prodotto aiuta a minimizzare la perdita di capelli dovuta all'utilizzo quotidiano di pettine e spazzole e prevenire la rottura prematura del fusto quando va usato balsamo o trattamento della stessa linea. Arginina e cheratina complex. Comunque, io questo l'avevo preso perché mi pare che era in super sconto nel volantino outlet nostro, cioè quello per noi rappresentanti. Io ho detto, vabbè, proviamolo. Mi pare che era 1,50 euro, 2 euro, boom, mi ricordo a sto minuto. Comunque, ho detto, beh, lo prendo. Allora, mi è piaciuto tantissimo. Fatto sta che mi ha rinforza, non mi ha rinforzato i capelli a livello massimo, però i capelli li sentivo molto più forti rispetto agli altri shampoo. Ecco, certo, non avevo il balsamo come trattamento, quindi non ho fatto un trattamento completo. Quindi quello che vi posso dire è che comunque mi sentivo i capelli molto forti e nutriti e morbidi anche al tatto, quando appunto li asciugavo, li sentivo molto morbidi. Una cosa che mi è piaciuta di questo shampoo è il fatto che fa profumo di menta. Fa profumo di menta. Infatti io odoravo. E mia madre pure dice, ma dice, mi sono lavata, dice, forse con un prodotto sbagliato. Dice, perché no? Cioè, perché dice, è odore di menta. No, dice, questo. Infatti veramente dava tipo un'azione rinfrescante. Quindi mi è piaciuto. Infatti appena, se lo troverò di nuovo nel catalogo o nell'outlet, perché di più nell'outlet secondo me, lo prendo e cerco di prendere anche, diciamo, se c'è il balsamo, così faccio magari diciamo un percorso, diciamo un trattamento, ecco, un trattamento completo. Poi per capelli che ho finito, vabbè, il decolorante per fare, che avevo fatto questi riflessi l'altra volta, avevo fatto i riflessi con la cuffietta, no? Ho detto, vabbè, siccome io lavo spesso i capelli con lo shampoo viola per andare a neutralizzare il colore, per farlo più come piace a me,
Perciò ho detto, vabbè, ora faccio i riflessi, diciamo, sul biondo con la cuffietta, però mi sono venute arancioni. Tipo, non proprio così, perché questo c'è il rosso so, cioè, c'è il rosso sopra, no? Però mi erano venute arancioni, io non sapevo più che fare. E infatti non ci avevo pensato che avevo pure il castano scuro e mi potevo fare il castano scuro, niente. Non ci pensavo. Sono andata subito con la maschera rossa, quella, diciamo, che ho preso da Amazon. Il rosso che mi vedete sempre, quella è una maschera, non è una tintura. Perché diciamo che rovina meno il capello, perché comunque ti fa revivere il colore, ti fa nutrire i capelli, insomma questa cosa del genere. Comunque, ho fatto quella perché comunque erano 15 minuti, 10 minuti così, l'ho lasciata in posa, ho risciacquato e tutto. Però non ci avevo pensato di farmi il castano scuro. Comunque, infatti l'ho usata come ultima volta, ho utilizzato come ultima volta questo. Io ve lo consiglio perché questo della Dixon è veramente ottimo, qui mi ci trovo bene, costa 1 euro, ma non solo per il costo, ma il costo è irrisorio, quando una cosa è buona tu ci spendi i soldi, quindi c'è poco da fare. Parliamo invece di bagnoschiuma. Bagnoschiuma, vi voglio consigliare questo bagnoschiuma, non so se voi l'avete provato oppure no, ed è della Criosan, cioè MD. Bagnoschiuma avena e tè verde, delicata freschezza. Questo l'ho preso a parte 750 ml. Mi incuriosiva, non mi incuriosiva. Ho preso questo bagnoschiuma, ho detto vediamo. L'ho odorata e mi è piaciuta molto la fragranza. Non è una di quelle fragranze sdegnose, no? È una fragranza buona. Ma poi la cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo bagnoschiuma, sapete qual è? La morbidezza che lascia sul corpo. Cioè, mi ha lasciato il corpo ogni volta quando io facevo la doccia, morbidissimo. Cioè, per me era una super coccola. Cioè, un super piacere farmi il bagno con questo bagnoschiuma. Perché ti lascia proprio, tipo, ti avvolge una cosa. Cioè, non lo so se avete capito il concetto. Però, date un'occhiata a questo bagnoschiuma. Non lo so se la fragranza a voi piace, però a me. Mi è piaciuta molto, venette verde. Bella, ma mi è piaciuta. Bella, bella, bella. Non è quel tè verde oppure quell'avena che sa di brutto. Poi a me è piaciuta la cosa più carina. Poi lo dice pure, profumata è appunto dolcissimo, cioè bello, veramente. Mi è piaciuto tantissimo. Bello, complimenti. Poi ho finito di Dermomed questo, che è un altro bagnoschiuma, questo aromatera, poi avvolge i tuoi sensi, non contiene parabeni ed è Iris e Talco. Questa è la mia fragranza preferita di Dermomed. Infatti ho comprato anche deodorante spray per le ascelle, pensavo che. Ah, me lo sono dimenticato a casa. Vabbè. Comunque, siccome pensavo che era un deodorante per i vestiti, invece c'è scritto che non macchia i capi, allora ho detto per le ascelle, sicuro 100%. È bello, questo è bellissimo, adoro Dermomed e questa fragranza che è la mia preferita, quindi inutile parlarmi di questo bagno. Poi ho finito una versione mini di questo prodotto della Chiotis, che è l'Aroma Surge Citronella Ginger, mi pare, Gimbre. Che è pompelmo forse, forse pompelmo. Comunque, questo è un esfoliante. Ah no, ho sbagliato. È un esfoliante al limone e allo zenzero. Gel doccia esfoliante, oli essenziali e il mio rituale mineralizzante. Allora, io di questo ho anche la versione da, mi pare, 150 ml. Ed è questo che io tempo fa l'ho presi. Allora, cos'è? Come dice il titolo, un gel doccia esfoliante. È come tipo quelli di Bruno Rocher, quelli al lampone, menta piperita e mango e coriandolo, quelli due. Uguale, questo però mi piace che è molto concentrato, fa molta schiuma, cioè è un gel esfoliante che nello stesso tempo fa schiuma, ma all'interno contiene dei microgranuli che ti va ad esfoliare tanto, ma tantissimo la pelle. Molto buono. Provatelo. La fragranza non è male, è estiva, questo sì, però alla fine ho detto io l'avevo comprato, non mi ricordo quando, perché c'era un'offerta. Comprato c'era quello grande e poi ti davano in omaggio quello piccolo. Poi abbiamo finito questo che tra l'altro l'ho utilizzato anche io. Io non so perché, è da quando diciamo mi sono fatta fidanzata, che adoro tantissimo i gel doccia per uomo.
Li adoro come... Non lo so, forse sono l'unica, sicuramente, spero di sì. O di no. Comunque, ho finito, l'abbiamo utilizzato tutti, però io lo utilizzavo quasi ad ogni doccia. Ed è questo, il gel doccia detergente corpo e capelli di Avon, della linea Attraction. Quindi la profumazione è qua. La profumazione maschile, virile, bella, attraente da morire, una fragranza, niente, spettacolare. Io l'ho provato soltanto come gel doccia, perché come shampoo no. Però il mio ragazzo l'ha provato come shampoo per un'altra fragranza. Non potete capire l'odore ai capelli. Ah, mamma mia, cioè mi veniva veramente... Mamma mia, c'è un odore. Ma ti ho detto, ma con quale... Ah, ho detto, fa un profumo da morire. Cioè, con quello dell'Avon che mi hai regalato tu. Una meraviglia sui capelli. Forse perché comunque lui li ha corti. Allora magari nei capelli corti dura di più. Boh. Perché se me lo faccio io... Oh, schifo. Poi ho finito un deodorante Avon Viva la Vita. Questo spettacolare, unico. Niente. Bello. Bello veramente. Che poi ci ho dovuto cambiare questo perché... C'era quella a cupola. A me a cupola non mi piace. Lo spruzzatore, diciamo, no? Il vaporizzatore. Siccome questo è già il Tracel, l'ho preso e l'ho messo qua. Con questo mi ci trovo meglio perché la fragranza si sente meglio. Invece con quella a cupola non mi piace. Poi ho finito due neutro med. No, uno, scusate. Detergente. No, ne ho uno. Ma che cazzo sto dicendo? Niente, adesso. Detergente intimo con compresso micellare delicatezza, d'azione protettiva fino ad adulto più delicato, approvato. Neutromed, questo. Ah, questo ve lo consiglio, detergente intimo. Spettacolare. Spettacolare. Profumazione ottima. Detergenza fantastica. Poi il fatto che non si sentono odori, ti lascia la pelle lì. Niente, è spettacolare. Provatelo perché a me è piaciuto tantissimo. Infatti ne ho comprato un'altra confezione. Cioè, a differenza del Neutro Roberts, che per ora sto utilizzando sia il Neutro Roberts che questo, questo mi piace di più. Questo l'ho preso all'MD che era in sconto a 79. Ovunque è stato anche 1,40 euro, insomma, quasi il doppio, diciamo. Comunque, provatelo perché è buono. Non so se voi l'avete provato. Questo micellare, fantastico. Poi ho finito. Scusate la confezione tutta malconcia, schifiata. Sono queste delle salviette detergenti multiuso 20 pezzi di Nier dell'Euroskin. Con queste mi sono trovata bene, soprattutto ultra umidificate. Proprio il prodotto tu, bava che era schiumetta. Fantastiche. Di solito le tengo in borsa perché non si sa mai, magari sono fuori, mi sporco le mani. Sì, ho il detergente, quello diciamo antibatterico, però queste salviette servono sempre. Soprattutto queste portatili. Poi ho finito un deodorante Dove. Questo con la confezione così che non so che cazzo era. Ah, 2004 to 2020 Dove, per 40 milioni di persone speciali, self-esteem, boh, help girl, una cosa del genere. Comunque questo è quello classico. Mi sembra che l'avevo preso un R40, cosa del genere. Io quando vedo deodoranti spray Avon, io però mi sono... Avon, sì, Dove. Ma poi in generale, perché mi sono fissata io con quegli spray, ve l'ho stradetto un bordello di volte. Mi sono fissata con i deodoranti spray, questi... I deodoranti spray per le ascelle, mi ci trovo super bene. Cioè, lasciano la pelle liscia, morbida, non c'è problema. Sono meglio di quelli roll-on, non lo so. Poi ne ho finito uno roll-on, scusate la confezione, anche schifosa. Perché certe volte io me li porto appresso, capite? Me li porto anche in borsa. Deodorante roll-on in fase di donna puro, questo è 0%, quello tipo che non ha zero ingredienti schifosi. La profumazione è bella, bellissima, delicata. Infatti mi era proprio, mi aveva attratto proprio per la profumazione, per questo l'avevo preso. Comunque, ottimo, mi è piaciuto questa enfasi, è la prima volta che li provo in roll-on. Comunque, ero incuriosita, tra l'altro era in sconto, credo, a 2 euro, 1,89 euro. Ho detto, ma proviamolo, perché mi serviva un di roll-on. È stato ottimo. Poi ho finito questo scrub di Fior di Magnolia, cioè dell'Euro Spin. Ed è questo con scorza d'arancia e granuli di pomice. Questo con estratti di fiori di ciliegio giapponese e foglie di papaya.
Allora, vi devo dire la verità, se volete un esfoliante, super esfoliante di questo, potete tranquillamente acquistarlo. Questo veramente, qui dice che è delicato, ok, però fa una detersione abbastanza profonda, ma proprio profonda. Mi sembra che ve l'avevo fatto vedere in qualche spesa fa. Sì, l'avevo fatto vedere in qualche spesa fa. Ed è comunque ottimo, mi è piaciuto tantissimo, è sfoliantissimo. Sicuramente lo riprenderò però più là. Per ora no, perché per ora ho il viso tipo irritato, molto sensibile, quindi per ora le cose sfolianti è meglio tenere di lato. Poi ho finito una saponetta, questa della linea Breeze, che c'era incuriosita. E sì, chissà com'è, chissà com'è. C'è niente di che, è una semplice saponetta delicata. Poi ho finito quella di Neutro Roberts, molto carina. Di più per lavare le mani a me servono. Non ci lavo il viso con queste perché mi bruciano, tipo dalla parte dell'occhio, mi cominciano a bruciare e mi dà fastidio, quindi non le utilizzo per il viso, per le mani. A volte questa, qualche volta l'ho utilizzata per il corpo, però. Niente, degradante. Poi ho finito gli ultimi due prodotti. Questo è un campioncino che mi hanno dato in parafarmacia ed è un colluttorio. L'ho utilizzato per 4 volte, quindi cioè 4 volte nel senso che mi è durato un giorno e mezzo. Allora, denti sensibili, alleva e protegge il dolore dalla sensibilità dentinale del tempo, previene le carie, inibisce la formazione della placca, ripara e rimineralizza lo smalto e la dentina e protegge l'erosione acida e abrasione. Non vi so dire più di tanto perché l'ho provato appunto per un giorno e non è che ho visto così tanto, cioè non è che ho visto risultati, quindi si chiama Biosmalto. Boh, dovrei fare qualche ricerca e magari acquistarlo, però io ho un colluttorio buono che mi ci trovo bene con quello della Lidl ed è mi sembra il Dentalux ed è quello celestino per denti sensibili. Quello appena io ho un dolore ai denti o qualcosa che non va, qualche infiammazione, io utilizzo quello nel giro di un paio di giorni e non c'è problema. Poi ho finito questo della Listerine in versione da 95 ml, difesa denti e gengive, colluttorio, riduce efficacemente la placca. Protegge dalle infiammazioni gengivali, rinfresca l'alito, però la sensazione di pulizia è 3 volte più duratura. Allora, questo mi è strapiaciuto. Poi il Listerine mi piace moltissimo e ci trovo bene. Solo il fatto, sapete qual è? Che le confezioni grandi, una volta che tu li apri ogni giorno, sventano. Cioè, non va bene, a me non piace. Infatti, questo piccolo che l'ho già quello grande io l'ho finito, però quello piccolo me lo sono tenuta sempre tipo per eventualità, nel senso che è un colluttorio buono e mi sono trovata bene proprio quando ho delle infiammazioni, lo utilizzo sempre. Ora questo l'ho utilizzato quasi ogni giorno, però mi è finito appunto subito. Penso che mi è durato sì e no una settimana perché lo facevo col dosatore. Comunque, fatto sta che questo mi è piaciuto di più. Perché? Perché questo ancora, il prodotto era ancora funzionale. Significa che era ancora efficace rispetto alla versione grande, che quella grande. Invece in quella piccola, in una cosa piccola, appunto, cioè, il colluttore è buono. Comunque, dico, preferisco meglio queste tipo da 95 ml, queste piccole, se per esempio un'eventualità domani dovrei comprare tipo il Listerine. Perché anche in parafarmacia ho visto che li vendono anche queste piccole, mi pare 2 euro se non sbaglio. Non mi ricordo, questo è in formato viaggio, cioè in questo caso intendo dire. Perché poi insomma se lo trovo in offerta tipo il Listerine, quello grande, io me lo prendo lo stesso, tipo sta fragranza è ottima. Comunque ragazzi, questi sono stati tutti i miei prodotti finiti, spero che vi siano piaciuti. E ditemi se avete utilizzato qualcuno dei prodotti appunto che vi ho fatto vedere. Comunque, io vi saluto, mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!